Donami, Signore, un cuore puro. Cristo risorto, carissimi amici, buona domenica. Oggi è il giorno fatto dal Signore, affinché i nostri orecchi possano ascoltare la Sua parola e il nostro cuore possa produrre grandi frutti. Ecco che ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 6, dal versetto 39 al 45. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Amen. Carissimi amici, siamo giunti all'ottava domenica del tempo ordinario e in questa domenica continuiamo ciò che già in altre due domeniche abbiamo ascoltato, il capitolo sesto del Vangelo secondo Luca, ed è questo discorso della pianura, un discorso dove Gesù dice «Beati voi poveri, beati voi che avete fame, sete di giustizia». È Gesù che domenica scorsa ci ha detto, io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi perseguitano. E oggi continua questo discorso fino a toccare la radice dei mali nella nostra vita, ma al tempo stesso la radice delle buone azioni, di una vita benedetta, di una vita che può produrre grande frutto. Ecco che Gesù allora dice, può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in una fossa? Inizia a parlare di alcuni sensi da parte dell'uomo. La vista, il cieco, gli occhi, la bocca. Come puoi tu dire al fratello, permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio? Fino al termine del brano di oggi in cui dice, è dal cuore che partono le cose che voi poi direte, quindi frutti buoni oppure frutti cattivi. Vediamo quindi tutti questi sensi. Iniziamo dalla vista. Gesù dice, attenzione, poco fa io vi ho detto di amare i vostri nemici, di fare del bene a coloro che vi odiano, pregare per loro. Attenzione a non credervi superiori a tutto questo, perché se voi non vi rendete conto di essere ciechi, ecco, non potrete avanzare nel cammino di fede. Non avete neanche, potremmo dire, la ragione di correggere gli altri, le altre persone, per cui vedete i loro errori, i loro sbagli, le loro difficoltà personali. Ecco che allora oggi il Signore ci dice, mettiti di fronte ad uno specchio, guardati. Sei convinto di vedere bene? Sei convinto di essere colui che sa tutto, che conosce la verità? Perché Gesù dice,
un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Ecco, Gesù dice: io sono il vostro maestro. Lo dirà anche nell'ultima cena: voi mi chiamate Signore Maestro e dite bene, ma io sto lavando i piedi a ciascuno di voi. Quindi se io che sono il vostro maestro lavo i piedi a voi, anche voi dovete fare lo stesso. Se io che sono il vostro maestro vi sto dicendo, dice nel Vangelo di Giovanni, che sono la luce del mondo per aprire gli occhi ai ciechi. Quanto è necessario, carissimi amici, che noi oggi riconosciamo che senza Gesù siamo ciechi, non sappiamo vedere. Eppure molte volte noi pretendiamo di dire ai nostri fratelli: permetti che ti dica qual è il tuo problema e ti dia la soluzione. Quante volte noi ci comportiamo in questo modo, dice Gesù, attenzione perché siete ipocriti, vi mettete delle maschere, sembra che a voi non manchi nulla, sembra che va tutto bene, che conoscete già tutte le soluzioni, ma in realtà voi guardate la pagliuzza nell'occhio dell'altro, ma avete una grande trave, siete davvero ciechi. Carissimi, Gesù oggi non sta accusando nessuno di noi, Gesù vuole aprirci gli occhi, questa è la cosa più importante. Oggi Gesù viene per portare la luce, oggi Gesù viene per portare la libertà, perché dice: tutte le volte che noi apriamo la bocca, quello che esce è specchio di ciò che c'è già nel mio cuore. E noi non siamo abituati a fare un'introspezione di ciò che siamo, di come viviamo. Non siamo abituati davvero a metterci di fronte a uno specchio e a dire: oh cuore mio, come stai? Sei appesantito. Ieri si parlava di sclerocardia, anche l'altro giorno. Ti sei indurito un po' troppo? Ti sei ingrassato, oh cuore mio, alleggerisciti, il Signore viene per renderti libero, il Signore viene per darti vivacità. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno oggi di essere rinnovati nel nostro cuore. Quante volte non lo guardiamo, guardiamo solo all'aspetto esteriore, a ciò che ci circonda, ai problemi degli altri. Oggi il Signore ci chiede un gesto, ci chiede di entrare dentro di noi e di invocare lo Spirito Santo perché purifichi i nostri cuori, alleggerisca il nostro cuore, perché possiamo essere autentici discepoli di Cristo, autentici cristiani che sanno proclamare la parola, vivere la parola, perché hanno un cuore che è stato liberato da Dio, alleggerito da Dio. Amen. Quanto è davvero importante. E l'ultimo versetto dice, il versetto 45, la bocca parla dalla pienezza del cuore. Ecco, a noi a volte, anche lì siamo superficiali, subito giudichiamo le parole. Ma in realtà ciò che si dice, ciò che viene detto, è il frutto di quello che parte dalla nostra essenza, che spesso è sporca, spesso è nell'ombra, potremmo dire anche un po' nell'oscurità, perché non abbiamo lasciato che il raggio della luce, dell'amore di Dio, entrasse per portare libertà a questo cuore. Allora io vi invito, carissimi, oggi ad aprirci a Dio, aprirci al dono dello Spirito Santo, che è lo Spirito di verità, che è lo Spirito di grazia, che ha la capacità di alleggerirci, di fare nuovo il nostro cuore. Quindi, cari fratelli e sorelle, apriamo le nostre braccia dicendo: vieni, Signore Gesù, vieni, Spirito Santo. Ti voglio presentare tutte le mie pesantezze. Ti presento oggi le mie situazioni problematiche, i miei affanni, tutto ciò che ho accolto nella mia vita, nella mia mente e che ha appesantito il mio cuore, a causa del quale parlo male,
giudico, condanno. Non ho una lingua pulita, Signore. Lo riconosco, ma riconosco che sei Tu che mi liberi. Sei Tu che fai di me una persona nuova. Signore, voglio essere migliore, voglio essere più bello. Grazie perché stando con Te, leggendo, accogliendo la Tua parola, posso essere migliore. Posso essere più amabile dagli altri. E donami davvero di aprire gli occhi e di non essere più cieco e di guardare gli altri come Tu li guardi. Allontana la cecità dalla mia vita. Allontana l'ipocrisia dalla mia vita. Donami di essere uno strumento di benedizione per gli altri. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, accogliete lo slogan di oggi. Donami, Signore, un cuore puro. E fate questa preghiera oggi. Vedrete che vi sarà concesso un cuore libero, un cuore pieno di entusiasmo per amare gli altri, perché Dio ci ha amati per primo. Grazie che mi avete accolto. Buona domenica. Ci vediamo domani. Ciao. È bello rendere grazie al Signore e cantare al Tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il Tuo amore, la Tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.